Un saluto a tutti gli amici e alle amiche di Dub Logistica. Benvenuti a questa live. Oggi continueremo la nostra avventura a bordo del nostro mitico Turbostar, dove andremo appunto a collegare e a continuare il nostro tour delle capitali europee. Quest'oggi partiremo da Stoccolma, andremo ad Helsinki e poi ci fermeremo a San Pietroburgo in Russia. Quest'oggi ovviamente è il nostro affidabile ed amatissimo Turbostar dovrà appunto affrontare una sfida molto molto ardua, è quella di appunto di dover trasportare un trasformatore. Detto questo, partiamo. Mettiamoci al lavoro. Ovviamente questa mod la ricordo come sempre, che è di Ralph Garage 84. La mod base è il mezzo, cioè il Turbostar, e poi ho acquistato un pacchetto extra a pagamento di circa 5 euro, nel quale ho preso il motore potenziato da 640 cavalli, le marmitte in stile americano, poi i cerchi e il suono delle marmitte aperte, le cosiddette open pipes. 5 euro io direi che vale davvero tanto e meritano agli sviluppatori. Il team ha fatto un eccellente lavoro e quindi insomma partiamo subito. Sarà una bella sfida quella di oggi. Fabrizio Dav 1 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Alla rotatoria. Benvenuti. Buonasera, benvenuti a tutti alla live. Grazie per il raid. Thank you, thank you, thank you. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. 1 RGK 539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Hola, grazie a tutti, grazie a tutti e benvenuti. Uscire a destra. Ok. Uscire a destra. Fabrizio Dav 2 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Benvenuti e grazie. Willa Renegade. Buonasera direttore. Salve. Benvenuto in live. Oramai sei di casa qui. Mi aspetta un lavoro molto 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 difficile oggi. Sarà un'impresa. Uscire. Beh.
metterò a dura prova il Turbo Star oggi, in questo episodio. Prepararsi a voltare a sinistra. Avrà veramente da faticare, ma nel senso di affaticarsi, però è tutto da vedere, perché prepararsi a voltare a destra, perché questo mezzo potrebbe rivelarsi un gran lavoratore, un gran mezzo lavoratore. Eccolo lì. Eccoci arrivati, sani e salvi. Eccolo lì, il nostro carico. Un bel trasformatore. Ne vedremo delle belle, ne vedremo. Tutti i rimorchi ribassati, prendere il rosso. Primo tratto Finlandia. E qui cominceremo a testare. Renegade 820 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, Mr. Renegade. Anyway. Grazie per l'hosting. Thank you, dottor. Ok, andiamo. Oh mamma. Io direi di fare una foto prima di partire. Perché questa se riesce. Questo evento rimarrà nella storia del capitolo dedicato a questo Turbo Star. Prepararsi a voltare a sinistra. Cominciamo. Sarà veramente molto molto dura portare a termine. Prepararsi a voltare a destra. Le consegne. A destra. Le due consegne. Per il momento io direi che si sta comportando da grande signore questo mitico Turbo Star by Ralph Garage, un mezzo pieno di dettagli fedeli al mezzo originale. Chat, come la live è fluida? Vediamo un po' la regia cosa dice. Uscire a
uscire a destra. Perfetto, grazie, super mitico regista. Ho leggermente alzato un po' la risoluzione del video, quindi mi premeva sapere se va tutto bene. Facciamo la manovra dall'interno, altrimenti rischiamo di fare danni. Ed io qui devo cercare di completare la missione, cercando di evitare di danneggiare il carico, quindi cercare di portare la missione a termine nel modo più professionale possibile. E il Turbo Star, i 10.000 km che si vedono nel riquadro, sono stati fatti tutti prettamente con questa sfida, quindi con questa serie di carichi verso le varie capitali degli stati europei. E quindi vediamo di portarlo alla fine a compimento. Fino ad ora, per il momento, non ci sono stati grossi problemi. Carichi danneggiati per il momento non ce ne sono stati, speriamo che non ce ne siano, ecco, anche perché il cliente, quando vede il Turbo Star che arriva con la merce, un po' dice è venuto con il Turbo Star. E allora noi dobbiamo dimostrare al cliente che il Turbo Star è un signor camion. E che la Dablo, insieme a tutti gli amici, soprattutto la Dablo Trasporti, è una ditta seria. Speriamo bene. Speriamo anche di arrivare in orario, perché le missioni hanno un'altissima priorità, hanno i carichi urgenti, quindi c'è bisogno anche di alla rotatoria prendere la prima uscita, essere non veloci ma rapidi ed efficienti. Uscire adesso. Ma che stile questo Turbo Star, ragazzi. Io, se potessi, lo porterei anche in multiplayer. Scar. Non so leggere. Prepararsi a voltare a sinistra. Qui ci sono gli auto Hilux che ci fanno il photo finish con ci arrivano le sfogliatelle. Voltare a sinistra e poi in azienda. E quindi bisogna anche cercare di evitare di fare infrazione al codice della strada. Insomma, un viaggio
molto preciso e professionale. E di nuovo benvenuti a voi che in questo momento state guardando il video. Sembrerebbe per il momento andare tutto liscio. Allora devo andare in Finlandia, quindi lì. Non importa, troverò un nuovo percorso. Mostriamo un po' forse non è il momento adatto vediamo, mostriamo un po' la maestosità di questo grande mezzo. Prepararsi a voltare a destra. Ok, voltiamo a destra. Arriviamo. Voltare a destra. Per svoltare correttamente andrò ad accavallare leggermente la corsia opposta e poi farò il rientro. Ecco qui, essendo il carrellone dietro auto sterzante, andrà poi a compensare con quando poi la motrice comincerà ad andare dritto. Prepararsi a voltare a destra. Helsinki. Voilà. Sei tornato? Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Oui, thank you. Thank you. Diciamo in soft speaking. Grazie Fernbus. Grazie per l'hosting. Fernbus 08 ha appena blindato con 2 bits. Grazie mille. Dottor, grazie. Alla salute. Grazie per aver blindato insieme a noi. Ah, eccolo qua. Fernbus 08 ha appena blindato con 2 bits. Grazie mille. Cir 2. Ui, dottor, grazie. Ti volevo mostrare un po' la maestosità di questo carico qua. Si sta comportando bene, direi. Il grande Turbo Star. Io poi dopo, come al solito, quando termino la live passo nel canale e facciamo il ride. Vengo un po' a divertirmi nel tuo canale.
Ma infatti il martedì mi sembra che noi abbiamo lo stesso programma e te. Infatti tutti i martedì quando faccio il ride qui dalla sede del Turbostar sei sempre impegnato con l'autobus. Ricordo. A caccia di furbacchioni, quelli lì che non pagano il biglietto. Quelli che viaggiano un po', come si dice in gergo, a scrocco. È interessante come gioco. Io in realtà tempo fa volevo prenderlo. Solo che poi acquistando altri giochi, diciamo così, ho riempito il programma, però mi piace molto vederlo giocare, soprattutto poi il fatto che puoi guidare bus di diversi tipi. Insomma, quello è qualcosa di particolare, non è il classico gioco di guida dove ti metti lì e guidi, ma lì, come ho visto anche nelle tue live, per gli amici che guardano questo video, vi invito a passare da Fairbus, perché anche lui è un ottimo streamer, un bravo streamer. E per quanto riguarda il gioco degli autobus è molto realistico, poi con la simpatia della Toscana, insomma, vi farà scompisciare dalle risate. È uno streamer serio e allo stesso tempo è molto molto preciso, ma è anche molto divertente, una persona molto umile. Prepararsi a voltare a sinistra. Ma è la verità, figurati. Io se non sono abituato a parlare male delle persone. Se devo parlare non bene di una persona non parlo proprio, quindi voglio dire, tutto ciò che ho detto è sincero, detto tutto con grandissima sincerità. Questo è il nome che vorrei dare a te, un vecchio brano di ora mi sfugge il nome, Riccardo Cocciante, ecco, Riccardo Cocciante. Fairbus, come stai vedendo il format che sto cercando di portare io, oltre a dialogo, e anche cerco di fare anche un'improvvisazione che è del tutto spontanea, da premettere che non è nulla di stabilito. È così che man mano mi vengono delle cose in mente, o attraverso della musica o cose del genere, quindi ogni tanto mi capita di canticchiare e mi vengono in mente delle canzoni in particolare. Grazie Verbus. Si fa quel che si può, anche perché poi non bisogna essere troppo, come dire, pesanti. Però ti ho detto, questa cosa qui dell'improvvisazione è qualcosa di 08 ha appena blindato con due bits, grazie mille, cheer 2. Oui, grazie, approfitto allora alla salute di tutti quanti e mi faccio un sorsetto. Altrimenti si secca.
la bocca qua. Improvvisazione. Vediamo se riusciamo a raggiungere i 90 km orari. Quindi la prossima consegna è a 130 km. Quindi poi toccherà fare il rabbocco al mezzo perché il tratto successivo è un po' più lungo. 847 km di autonomia. Ce la faccio però. Preferisco non lasciare il mezzo in riserva. Altrimenti poi rischia di lasciarmi a piedi se il gasolio non è bello pulito. No, ma questi qui sono mezzi affidabilissimi. Vecchia scuola. Usciamo a destra. Ascima a destra. Esci a destra. Poi sempre dritto. Ok. No, ok, perfetto. Sì, è questa la strada. Rallentiamo. Altrimenti il carico quasi danneggia. E chi lo sente al cliente? Oltre rotra piace. Tenersi a sinistra. Io tengo tre route. Ah sì, perché c'è l'uscita qua. Ok. Proseguiamo dritto. Tutto diretto. Velocità di crociera 90 km orari. Teniamoci a sinistra, che è chiusa. Ah, è chiusa a destra, ok. Stavo temendo il peggio. Vabbè, basterebbe dire continuare dritto.
limite a 100, ok. Limite a 70. Venirsi a destra. Ah, ecco. Ah, ma sono già arrivato. Abbiamo raggiunto la prima destinazione. Destinazione Paradiso. Paradiso città. Yeah. Uscire adesso. Nord Sozoio. Grazie, Fernbus. Mi sta dando delle belle soddisfazioni, specialmente con la mod del motore. Va che una favola. Pensa che sta mod col motore da 640 cavalli, marmitte svuotate. Poi i cerchioni e il sound del motore mi è costato 5 euro, cioè, ma sta mod che ho comprato varrebbe molto molto di più, perché è fatto veramente bene. Tutto paragonato al sound originale del mezzo. E ho constatato che effettivamente il sound è preciso. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Dovrebbe trovarsi anche qui il prossimo carico. Il tragitto più lungo. Eccolo lì. Il nostro carico. Qui termina il nostro viaggio. E direi di fare un parcheggio rapido. Vediamo un po'. Diciamo così. Allora. Andiamo avanti. Vediamo un attimo la mappa. Helsinki. Ok. Il garage già l'ho acquistato. Perfetto. Ok, quindi prendiamo il prossimo carico verso San Pietroburgo. Eccolo qui. Buon viaggio. No, stavo per... per rovinare l'altro carico. Prendiamo per scaramanzia, prendiamo sempre il carrello rosso. Eccolo lì. Secondo carico.
Ho la vaga impressione che mi vada ad incastrare qua. Alla rotatoria prendere la terza uscita. Vediamo un po' se riusciamo a prenderla correttamente sta rotatoria. Allarghiamoci un po'. Uscire adesso. Ancora un po' larghino. È andata. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Andiamo un po' più avanti. È una bella impresa. It's a quite hard. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. It's quite hard making this mission. Uscire adesso. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Uscire a destra. Uscire a destra. Turbo Star, pensaci tu. Turbo Star, pensaci tu. E qui dovrei fare anche rifornimento. Quasi quasi metto in folle e lascio scorrere. Con questo carico qui non vorrei
rovinare il tutto. Così metto in pratica anche la tecnica per risparmiare il carburante. Solo che andiamo troppo piano adesso. Di controllo, ok. Abbiamo autonomia ancora per 500 km. Riporto third out. Aerobic Tamar Dance, Aerobic Tamar Dance, Scena Panza, Scena Panza, Aerobic Tamar Dance, Aerobic Tamar Dance. Eri la reginetta di tutta Baia Domizia, avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia. Eri una diva splendida, in mezzo agli ombrelloni. Stringevi nella mano la tua frittata di macchie e rughe. Patrizia, Patrizia, Pista, fate largo. È come lungo il rimorchio, come lungo. Ecco, ora dovrei tenersi a sinistra. Lunga, resistente, morbida, oh yeah. Lunga, resistente, morbida, oh yeah. Andiamo in neutral, in folle. Lasciamo scorrere il mezzo. Let the truck go on. Risparmiamo carburante. We save fuel. Qui nell'area rossa solitamente ci sono i distributori di carburante, gas station, che sono un po' più grandi. Here in Russian, in the Russian area, there are some gas station that they are so big. Like this one.
Cerchiamo un nuovo percorso. We are on the border. Voltare a sinistra. Siamo arrivati al confine di stato. Voltare a destra. Questo suono corposo. Bello robusto. Fa parte della moda pagamento che ho acquistato. Solo 5 euro. Willa Duff, buonasera e ben ritrovato. È sempre un grandissimo piacere rivederti e rileggerti qui. Sto tentando un'impresa qua con il Turbo Star. Lo puoi dire forte, lo puoi dire. Guarda qua. Che cosa sto trasportando? Un bel trasformatore. Sto facendo una piccola serie con il Turbo Star, con il quale sto effettuando tutta una serie di trasporti verso tutte le città, verso tutte le capitali degli stati europei. E adesso sto andando verso San Pietroburgo. Da Stoccolmo ho fatto uno scalo ad Helsinki e adesso vado dritto dritto a San Pietroburgo, dove termino il quarto tratto. Ah, com'è andata? A proposito, mi avevi accennato a qualcosa. Grazie a tutti, grazie. E sono stati veloci alla dogana stavolta. Grazie. Prepararsi a volare. C'era l'automobilista che ha fatto passare il mitico Turbo Star. E poi voltare a destra. Ok, adesso dobbiamo passare alla dogana russa. Ottimo, quindi ci sei riuscito. È sempre una cosa buona. Ottimo. E la praticità sicuramente ti aiuta. Poi so che il patentino per il muletto non è facile da riuscire a passare, insomma, l'esame. So che è bello tosto tosto. Perché anche un altro amico mio, pure per fare il magazziniere, ha preso il patentino per il muletto e mi ha detto che l'esame non è molto semplice da passare.
Poi non è sceso nei dettagli a spiegarmi come funziona, perché posso così intuire, magari la prova lo spostare i pesi da un punto a un altro. Voltare a sinistra. È sempre una cosa buona comunque quando si riesce a superare una prova. È sempre una cosa ottima. Posso immaginare, perché lui vagamente mi ha fatto capire che non è semplice. Poi pure spostare i pesi da un pianale ad un altro. Le abilitazioni fanno punteggio, vero? Fanno peso e fanno spessore nel curriculum. Sempre qualche punteggio in più o nell'ambito, diciamo così, civile, e requisiti in più, insomma, che possono sempre tornare utili. Sono conoscenze che ritornano utili. È così, ottimo. Comunque, un'ottima notizia. Bella, adesso sei un mulista mulettista, giusto? Si dice mulettista professionista. ci ho fatto pure la rima. Scusa, ma ogni tanto mi dimentico di non spingere troppo aria, altrimenti manda in come si dice, fa l'effetto soffio, il clip. Il microfono qua sta a circa due dita dalla bocca, e quando mi distraggo e mi dimentico di non forzare troppo su alcune parole, si sente il colpettino. Tenersi a sinistra. Tenersi a sinistra. Ah beh sì, è sempre meglio avere un titolo. Poi adesso stai anche più tranquillo, perché hai la conoscenza ed hai anche i requisiti per poterlo svolgere in maniera tranquilla, rilassata e sempre professionale, come sempre fatto. Hai avuto il titolo, come diceva il grande Totò, la laurea. Solo che in questo caso è una laurea che ti fa laurea. È il patentino, accidenti. Io poi, Daf, mi scordo che questa serie qui la porto in single player, quindi ci metto la stessa attenzione
di quando vado in multiplayer. E le mie esclamazioni, è da premettere che non sono come dire, esclamazioni preparate, recitate, ma sono sono utenti. San Pietroburgo, vediamo un po', no, 160 km. Ok, qui tocca uscire. Ottimo. Quindi sei un professionista dei trasporti, da come sto capendo. Sei un autotrasportatore, oltre a fare anche il magazziniere. Magari senza entrare troppo nel dettaglio, perché poi sono dettagli di vita privata, quindi vabbè, comunque insomma ti metterai su strada. E allora mo come stanno le cose, devi dare tu un giudizio come guida qua. Io ho fatto da militare di leva, ho preso il modello 3, la patente C, e poi l'ho convertita, cioè modello 3 poi convertita in modello C civile. E quando ho fatto la guida sull'ACM avevo il sottufficiale che mi faceva da istruttore, che era molto pignolo, bastava sbagliare una virgola e ti scordavi la patente. Ah, ok. Credevo che avessi anche il ruolo di effettuare i trasporti. Che poi alla fine tu in effetti sposti i mezzi all'interno del cortile, diciamo, della proprietà privata, una volta che li hai caricati, o magari quando non ci sono gli autisti. È bella, è un bel ruolo, bello, bello tosto. Tenersi a sinistra e puntare a sinistra. E quindi io qua mi devo mettere. Voltare a sinistra. Ok. Sono messo quasi come una mezza schifezza.
Questo sottofondo mi ricorda molto la musichetta di Eurotruck quando si è praticamente in ritardo e inizia la musichetta un po' rockettara. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés en Russie. Notre prochaine arrêt, c'est Saint-Pétersbourg. Prossima fermata, San Pietroburgo. Su, vai Turbo Star, dai, non mollare. Hai solo 10.000 km. Credici, credici. Caspita, si è ribaltata la macchina. Qui il carico è pesante. Molto delicato. E soprattutto molto remunativo. I viccioli, i paparel. Se il viaggio va bene, recuperiamo e possiamo andare avanti e mandare avanti l'azienda. Andiamo avanti l'azienda. Dai, Turbostarre. Mancano 45 km all'arrivo. Dai, Turbo Star, mettermi in coda qua. Andiamo in folle. Lasciamo rallentare il mezzo per inerzia. Tenersi a destra e poi uscire a destra, ok. In fondo a destra, giusto? Uscire a destra. Ah, uscire a destra, ok. Credevo che mi volesse mandare in fondo a destra. C'è una bella set dietro qua. Sembrano a Ibiza. Set Ibiza. Seat Ibiza, motore System Porsche, roba d'anni 90/2000, bella macchinetta. Prepararsi a voltare a destra. E tra poco giriamo a destra. Semaforo verde. Guarda sta Mercedes. Ci manca da poco, meno male che questo Turbo Star c'è una frenata incredibile e che gli ho fatto fare i freni prima di partire, altrimenti mi sa che l'avrei un po' spostato in avanti.
appena in tempo. Ok, voltare a sinistra. Un po'. Ricordo che c'era un punto molto stretto da qualche parte. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Finalmente siamo. Ah, missione completata. Ok. In ritardo. Aia, vabbè. Almeno il carico è stato consegnato integro. Almeno questo. Bene. Come sempre io vi ringrazio di essere stati con me. E per il momento è tutto. Vi ricordo che tutti i martedì ci sarà questa serie dedicata al Turbo Star. Da Tablo è tutto, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao a tutti.